Bentornati in studio. La fuga degli italiani all'estero non conosce soste. Secondo il Censis, negli ultimi 10 anni il numero di chi ha trasferito la residenza è raddoppiato e tra il 2011 e il 2012 si è registrato un aumento del 28,8%, sono soprattutto giovani. Il 54,1% ha meno di 35 anni. Sara Nesci ha incontrato uno dei tanti ragazzi che hanno abbandonato il nostro paese. Sentiamo. Umberto lascia la Puglia per frequentare l'Università di Pisa, facoltà di biologia. Da qui l'Erasmus lo porta prima in Danimarca e poi in Belgio e lì si rende conto che fuori dall'Italia è possibile fare ricerca. Ho trovato un sito internet dove le università inglesi e alcune università nordeuropee vanno a pubblicare quelli che sono i bandi per i finanziamenti e per i vari progetti. E ho vinto uno di questi progetti alla University of East Anglia a Norwich e quindi mi sono trasferito poi nel dicembre del 2012 per iniziare questo progetto che utilizza delle tecnologie molto all'avanguardia, quindi dei robot sottomarini per... Lui come tanti. 27 anni, nato e cresciuto nella Puglia dei Trulli, Umberto non è partito con la valigia di cartone, ma con un bagaglio di conoscenze. Uno dei tanti giovani che ha lasciato l'Italia perché nel paese dove è nato il suo progetto di vita non è realizzabile. Nell'università di Norwich, dove svolge il dottorato, non viene chiamato ricercatore, ma scienziato. Continua la sua ricerca sull'ecosistema marino e partecipa a ricerche sul campo. Ultima quella nella fascia subantartica, con oltre 30 colleghi provenienti da tutto il mondo. Il suo sogno diventa realtà. Fin da piccolo ho seguito documentari sulla natura. Nel momento in cui sono sceso su queste isole ho detto sono dentro uno dei documentari che vedevo da bambino, perché c'erano queste isole piene di leoni marini che al posto di scappare dall'uomo cercavano di cacciarti, quindi ti caricavano, ti venivano molto vicino. Lavorare con scienziati di tutto il mondo è un'esperienza unica, perché c'è gente che ha diversi background e sono diversi background sia scientifici sia culturali e personali, quindi c'è un mix di esperienze che vengono poi condivise a bordo della nave e durante le spedizioni a terra. Ed è un modo per crescere molto. Un'esperienza indimenticabile che se fosse rimasto in Italia, ci dice, non avrebbe mai fatto. La fuga degli italiani all'estero non conosce soste. Secondo l'istituto di ricerca Censis, nell'ultimo decennio il numero di chi ha trasferito la residenza è passato da 50.000 a 106.000, più del doppio, e aumenta di anno in anno. Sono soprattutto giovani, oltre il 54% ha meno di 35 anni. So che a lui piacerebbe tornare in Italia, quindi mi auguro che qualcuno cominci a creare nuovi orizzonti. Ci rendiamo conto che dobbiamo fare qualcosa di concreto perché questi ragazzi abbiano l'opportunità di dare il meglio di loro qui in Italia. Sarebbero contentissimi anche loro di farlo. Umberto mi manca, manca in casa l'altro uomo e quindi saperlo lontano è una sensazione che non fa piacere. In Italia oggi, così come stanno come sta la scuola, l'università, non ci sono molti sbocchi per i nostri giovani, per i nostri ragazzi. E sarebbe rimasto qui a far cosa? Con una specializzazione in biologia marina, Umberto ci dice che in Italia sarebbe un disoccupato come tanti. E quindi nel momento in cui io devo pensare di tornare in Italia, mi ritrovo a pensare, ok, io torno, ma in Italia la ricerca come viene finanziata, quanti soldi avrei per portare avanti il mio progetto, quanta libertà anche avrei. In questo momento direi vorrei, ma non posso. Remember me to one who is there. She once was.
as I choose.